yo fuera Maradona, viviría como él. Ciao a tutti, sono Sean e state guardando Salt, il canale che parla di sport e tanti altri argomenti interessanti. Stamattina sto andando dal centro di Napoli fino a Marcenise per dare un'occhiata al velodromo delle biciclette. Siamo al centro di Fratta e questa è la famosa canapina, cioè la raccoglitrice della canapa prima che essa fosse demonizzata dai fascisti. Appena incontrato Umberto Fortunato, un ex mio compagno di squadra della corsa della Napoli Nord e un ottimo triatleta. Ha fatto 100 km con 1000 metri di dislivello e ha proprio voglia di sgranchirsi le gambe. Arrivato al velodromo stiamo provando a scendere dalla bici alla bersagliera, cosa che richiede una certa coordinazione. Sembra facile, ma non è scontato. Sono con Fabrizio, il mio compagno di squadra, che ha imparato meglio di me, ma che invidia! Stiamo imparando la discesa dalla bicicletta lasciando la scarpa agganciata sul pedale. Questo gruppo di ciclisti sono aspiranti istruttori della Federazione di Ciclismo. Adesso stiamo allenando T1. Quindi Fabrizio idealmente viene dal mare. Fabrizio, dove sali tu? Questa è la pista della corsa, mentre la linea blu segna l'inizio della pista ciclabile. Fa paura salire su questo muro, non so se ho la tecnica e la velocità. Ecco al velodromo di Marcianise Fabrizio Suarato, che ha superato Sean, lo stava doppiando, poi ha avuto pietà e lo sta aspettando adesso. Non so cosa faranno insieme, adesso Sean raggiunge Fabrizio. Fabrizio si attacca, scatta, reagisce al sorpasso di Sean. Vai Fabrizio, doppialo, superalo e doppialo. Vai, continua, vallo a doppiare. Sperando che il video di oggi vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se è così. Alla prossima! La vita.
mai arriva, la vida es una tómbola de noche y de día.